Siamo stati deportati dal fascismo a Peralada nel 33, 32, 33 e vivevamo praticamente dentro le baracche, baracche della miera. Mussolini fece fare queste case da 7 lire, che era uno stanzone per famiglia, non c'era niente dentro. Le fogne erano tutte a cielo aperto, le famiglie erano numerose. La maggior parte con oltre 6-7 figli. Le borgate sono, come sappiamo tutti, fatte anche da grandi architetti durante il fascismo per allontanare il popolo dai centri del potere. Noi quando ad esempio andiamo a Portonaccio, Piazza Bologna o Piazza Vittorio o al centro, noi dicevamo andiamo a Roma. Con la notte alle spalle e con gli occhi impassati dal sonno e dai tuoi sogni. E l'autobus è una grande nave che guada i fiumi della città. Col giornale di sfato che hai letto o riletto, con l'odore di smog che si impasta col rumore. Il sole ormai è già tramontato, lasciando la luna sulla tua città. Le case costruite dal fascismo erano orrende, però noi a Tiburtino Terzo abbiamo trovato molta coscienza politica. E noi abbiamo fatto delle riunioni, ci siamo guardati, abbiamo detto che volevamo fare questa vita infame come hanno fatto i genitori nostri. È stata iniziata la lotta per la casa e le lotte sono state portate avanti sempre dai comunisti di Peralada. Lui era portato a moderare, noi eravamo portati invece a risolvere radicalmente il problema. Il primo compito mio vidi che era quello di farmi prendere coscienza della loro situazione, di cui non bisognava vergognarsi. Ma potevamo parlare del Vietnam quando a Peralada ancora eravamo un po' rubagalline? La gente mica si mangia l'ideologia e i ragazzini mica devono crescere con le malattie perché c'è un'ideologia che pensa al domani.